Nürburgring, nona tappa del mondiale. Qui Pirelli porta la combinazione medium e soft. Tra i circuiti più tecnici dell'anno, quello tedesco presenta un ampio ventaglio di curve. Molti i cambi di direzione, che sottopongono gli pneumatici a una notevole forza laterale. A questo vanno aggiunte altre sollecitazioni, quali quelle provocate da numerose severe frenate e dagli impatti con i cordoli, una delle caratteristiche del tracciato. Il Nürburgring sorge in una regione notoriamente piovosa. Questo fa sì che, soprattutto il venerdì delle libere, la pista si presenti abbastanza verde, tendendo a gommarsi durante il weekend. Rugosità dell'asfalto e basse temperature creano fenomeni di abrasione della mescola battistrada. Parte della gomma si posa tra i sassi dell'asfalto, andando a riempirne le cavità e contribuendo a quella che si definisce gommatura della pista. Parte della gomma, invece, staccandosi dal battistrada, forma piccoli riccioli, comunemente chiamati marbles. Questi ultimi, dal peso di pochi grammi, si vanno generalmente ad accumulare all'esterno delle curve o fuori traiettoria nei punti di frenata in rettilineo. Gomme che si consumano più velocemente depositano un maggior quantitativo di mescola sull'asfalto, sia sotto forma di marbles, sia come gommatura del circuito. Un circuito più gommato significa che genera più grip, permettendo alle vetture di migliorare i tempi sul giro, ma anche limitando usura e degrado degli pneumatici stessi. Questo è il motivo per cui, spesso, i dati misurati al venerdì, durante le prove libere, devono essere rivisti ed aggiornati durante il weekend, per poter fornire in gara una previsione accurata.